fossimo quella casa fuori città. Ma quale, la casa della famiglia Adams? No, è inquietante, inquietante. Dai. Tardissimo. Senti, devo andare. Come tardi? Devo andare a corso. È inutile guardare il futuro. Esso ci condiziona troppo. Sapere cosa dovrà accadere è un dono che viene dato solo alle persone più forti. Io non lo sono. Ritrovarsi affacciati alla finestra del futuro non dà libertà. Essere rinchiuso nella stanza del presente suscita solo la voglia di aprire le porte del passato e scappare. Ma sono tutte chiuse, sigillate, poiché il passato vive solo nella nostra mente. Non sono di certo un eroe, e forse non lo sarò mai. Sì, guarda questa. Dai, Sofì, per favore, ancora con questo cellulare stai. Ragazze, ho una notizia. Ti sei fidanzata? No. Meglio. Mi hanno dato un aumento. Brava, brava. Raga, sono preoccupata. Ce l'avevamo accorta. Marco non mi risponde. È tutta la mattina che cerco di chiamarlo, ma non mi risponde. Vabbè, dai, sarà occupato. Sta dormendo, dai, non lo so, forse non mi funziona. E questo che è vecchio, te lo dico sempre. Ma che cosa? Questo telefono è sul tutto, te ne regalo io uno. Dai. Ti prego, adesso appena usciamo, l'aumento apposta. Ma che mi regali il cellulare? Dai, ti prego, dai, ti prego. Io ti regalo il cellulare, però 5 minuti di shopping, ti prego. 5 minuti solo? Ti prego, no. Dai, shopping. Dai, facciamo. Dai. Thank you.
Pronto, amore? Non ne posso più delle tue cazzate. Hai rotto i coglioni. Ma perché mi hai preso? No, Maria, cosa stai dicendo, scusa? Sai benissimo, non fare finta di non saperlo. Di queste tue strane convinzioni, della fine del mondo. Sono mesi che va avanti sta storia. Guarda, non ti sto seguendo. È un pessimo scherzo, piccola. Non credo di essere abbastanza forte da sopportare tutto questo. Amore, guarda, io sono ancora un po' stordito. Facciamo una cosa. Cerchiamo di vederci così almeno ne parliamo dal vivo, ok? Ok? Pronto? Pronto? Dimmelo tu se va tutto bene. Cioè, mi chiami così poi mi attacchi il telefono in faccia. Adesso mi chiedi pure se va tutto bene. No. Scusate, mi preoccupo per te. È tutto il giorno che non riesco a chiamarti. Il mio amico mi ha detto dell'incidente. E poi, scusa, ma quando è l'ultima volta che ci siamo sentiti? Senti, dai, lascia perdere. Sono ancora un po' così. Devo solo riprendermi. Ho deciso di fare questo video diario per non dimenticare quello che mi sta succedendo. Pochi giorni fa ho perso i sensi e ho avuto delle strane visioni sul 2012. All'inizio pensavo che fosse una stronzata, però il fatto è che continuo ad avere queste percezioni strane. Non so che cazzo vuol dire. Mi terrò aggiornati.
ragazzo che ho incontrato al locale. Sì, mi ha chiesto di uscire. No, ero agitatissima. E che oggi tu sarai il mio destino.